Il terzo sciopero e non abbiamo avuto né dall'amministrazione né dalla Regione Puglia né tantomeno dal Ministero della Sanità garanzie sulla sorte, sulla la gestione dell'istituto oncologico. Continueremo la lotta finché è necessario. Vogliamo delle certezze, una legge speciale regionale che protegga economicamente l'IRCCS fin quando è possibile dal fallimento a causa delle ingenti spese farmaceutiche che un polo oncologico deve affrontare. Vogliamo le deroghe alle assunzioni del personale che riporti i posti letto dell'istituto a 130, che consenta il funzionamento di tutte le 6 sale operatorie e non solo di due, il pieno utilizzo delle macchine, TAC, risonanza magnetica e radioterapia. L'abbattimento delle lunghe liste d'attesa, il rispetto delle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'immediata stabilizzazione del personale precario, previste dalla legge 125 del 2013. Abbiamo 14 ausiliari assunti a tempo determinato da 4 anni, dopo 6 contratti di rinnovo. Questi lavoratori adesso, se l'appalto andrà avanti dell'amministrazione, andranno fuori, andranno licenziati, 14 famiglie fuori. Eppure è personale utilissimo. Per quale ragione l'amministrazione deve appaltare un servizio che per legge deve essere svolto dal personale dipendente? La mensa è un diritto previsto dal contratto di lavoro. Abbiamo un'amministrazione che non paga lavoro straordinario per capriccio, diciamo a Nichi Vendola, diciamo al ministro, un'amministrazione che non rispetta il contratto di lavoro non può governare e amministrare un ente pubblico.